been watching. This is London One Radio, the voice of Italians and Londoners. Music, interviews and shows. Email to london1radio@gmail.com. Streaming across the web, London One Radio. Stay tuned. A London One Radio oggi abbiamo la presidente e fondatrice dell'AIE, che è l'Associazione Italiana Endometriosi. London One Radio si è già occupata di questo argomento in passato. Lo facciamo oggi con la presidente, a cui diamo il benvenuto. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, io dirò il suo nome, è Jacqueline Veit, un nome straniero, inglese. Esatto, sono di Londra in origine, però vivo in Italia da tantissimi anni. Ok, noi parliamo innanzitutto dell'associazione. Lei, l'associazione è nata nel 1999, è un'associazione che si occupa di questa malattia riguardo alle donne, appunto, che è l'endometriosi. Ecco, ci dica innanzitutto perché è stato importante fondare questa associazione. Allora, è stato importantissimo, è stata una cosa che ho desiderato fortemente, perché prima del 1999 non esisteva nulla in Italia per le donne affette da endometriosi, e quindi abbiamo fondato questa nostra associazione di pazienti, appunto. Ecco, ricordiamo in breve che cos'è l'endometriosi. Allora, endometriosi è una condizione in cui tessuto simile all'endometrio, ovvero la superficie interna dell'utero che cresce e si sfalda ogni mese durante il ciclo mestruale, si localizza al di fuori della sua normale sede, cioè ovvero sua normale sede è ovviamente come rivestimento uterine. Invece nell'endometriosi il tessuto simile si trova al di fuori dell'utero, in altre aree del corpo. Questo causa una serie di sintomi che variano in tipologia e intensità, ma che si possono ricondurre principalmente a due categorie: dolore, sterilità o infertilità. Ho capito. Ecco, questa associazione credo quindi sia molto importante per le donne affette da questa malattia, perché bisogna parlarne, e soprattutto credo che alcune donne affette da questa malattia abbiano anche un po' paura di parlarne. Esatto, perché appunto endometriosi non è una malattia che riguarda solo noi donne, riguarda tutta la comunità, cioè certo, i nostri familiari, ma tutta la società intera. Sì, ancora oggi noi donne pensiamo che siamo appunto nate per soffrire, quindi pensiamo che forse dolore mestruale può essere normale, ma forse dolore mestruale non lo è. Però c'è questa paura di parlare anche al luogo di lavoro, per esempio 40% delle donne affette da endometriosi hanno paura di dirlo al datore di lavoro. Assurdo. Poi è poco conosciuto appunto questa malattia, noi lavoriamo da anni per farla conoscere, perché endometriosi deve essere ben conosciuto, come per esempio l'asma o il diabete. Certo, certo. Ecco, riguardo a questo, l'endometriosi dal punto di vista legislativo, di legge anche del governo italiano, è riconosciuta come malattia? Allora, è stato riconosciuto come malattia di interesse sociale in seguito ad un'indagine conoscitiva del Senato nel 2005, alla quale io ho preso parte nella commissione. Però non esiste ad oggi una legge che ci tutela, e infatti noi donne affette da endometriosi siamo veramente stanchi di soffrire nel silenzio e non avere alcun tipo di tutela. Ho capito. Non ci sono esenzioni, non ci sono agevolazioni, paghiamo di tasca nostra per tutti gli esami, di tutto di più, quindi noi chiediamo veramente, riteniamo che sia un nostro diritto. Beh, io penso sia un diritto, e come, essendo una malattia anche che crea anche dei disagi alle donne, appunto come ha detto lei, anche di infertilità, quindi dolori, insomma, io penso che sia un dovere anche dal punto di vista della politica essere interessati a questa malattia. Ecco, l'età, ci può dire più o meno alla sua associazione, ma in generale l'età in cui colpisce questa malattia?
Sì, diciamo così, la malattia può cominciare già dall'adolescenza, però diciamo il tempo medio per avere una diagnosi si aggira intorno ai 7 anni. Questo perché più o meno passano 3-4 anni che le donne pensano che non è niente, che nella nostra testa e così via, e poi passano altri anni vagando da un medico all'altro, perché si va dal medico di base, si può confondere con problemi intestinali, quindi si va dal gastroenterologo, e quindi passano come media 7 anni ancora per avere questa diagnosi. Pertanto si può arrivare alla diagnosi intorno ai 25 anni, però magari si ha endometriosi da 10 anni, ed è per questo che progetti nelle scuole, e noi siamo alcuni progetti nelle scuole per le ragazze per far conoscere appunto la nostra malattia, sono importantissimi. Certo, ecco, infatti questi progetti nelle scuole come associazione italiana li fate? Noi li facciamo, però chiaramente noi li facciamo ove ci sono le volontarie che possono fare, perché abbiamo creato il materiale e tutto, però è chiaro, se ci fossero fondi si riuscirebbe a essere presenti in tutta l'Italia. Certo. Senza i fondi, contando solo sulla buona volontà, perché appunto bisogna, lo Stato deve capire che le associazioni non possono colmare i vuoti lasciati certo, da loro, insomma. Certo. Ecco, alla vostra associazione che cosa fate in particolare, oltre ovviamente a cercare di divulgare questa malattia? Sì, ok, quindi abbiamo detto che facciamo informazioni prende tantissime forme, facciamo giornate divulgative con anche con altri specialisti per il benessere della donna, no? Si parla di nutrizione, si parla di qualsiasi cosa che può farci star meglio. Poi organizziamo momenti con i medici anche per informare anche loro, poi si vanno ai convegni internazionali e nazionali, convegni medici per portare il punto di vista della paziente, e quindi informazioni si fa in tantissimi modi. Offriamo poi sostegno emotivo, certo, che è assolutamente importantissimo, abbiamo gruppi di autoaiuto in tutta l'Italia, abbiamo organizziamo corsi di autogestione anche, quindi questo è per fare empowerment, perché noi crediamo fermamente che ognuno di noi, cioè noi forniamo questi attrezzi, questi tools, e poi ognuno di noi sceglie come usarli, si trova, ognuno deve trovare la propria strada. Che idea si è fatta? Come mai ancora le istituzioni non vogliono così dare questo riconoscimento? Secondo lei come mai? Lei mi fa una domanda veramente difficilissima. Parlavamo in questi giorni perché eravamo alla Fiera della Salute che si chiama Sanit a Roma. Ma sì. Io ho presentato in una sessione appunto che si chiamava Endometriosi è solo la malattia della donna, e abbiamo anche discusso questi temi. Io non le so rispondere a questo, io non riesco a capire come mai si ha l'esenzione per alcune patologie, voglio dire, anche è chiaro, tutte le patologie fanno soffrire, ma non capisco come si fa a non avere aiuti e esenzioni per una patologia che affligge certo, il 10-17% delle donne, ecco, cioè, non lo so, quindi onestamente non le so rispondere. Ha un dato statistico di quante persone sono affette in Italia da questa malattia? 3 milioni di donne, 14 milioni di donne in Europa e 3 milioni in Italia. Ho capito. Infatti anche in Inghilterra, anche a Londra, c'è un sito dedicato proprio all'endometriosi, sì, quindi è una malattia che colpisce appunto le donne, quindi in tutto il mondo. Vuol dire altre cose a cui tiene in particolare, perché penso che sia importante ancora una volta, noi ci siamo già occupati di questa cosa, ma lo rifaremo ancora una volta se lei lo ritiene opportuno, perché insomma parlare anche di una malattia che se ne sente veramente poco parlarne, ma 3 milioni di persone, di donne, hanno questa grave malattia, e quindi è un dato importante. Io innanzitutto vi ringrazio per aver parlato appunto di endometriosi. Io dico un altro messaggio importante che accade in Inghilterra, accade nei paesi nordici, ma qui non accade in Italia. Le pazienti, le associazioni devono essere coinvolti nei processi decisionali, perché questo è
stiamo parlando della nostra salute, certo. Quindi chi meglio di chi la vive sulla propria pelle deve essere incluso nei tavoli decisionali. Quindi, ma non solo per i comitati etici che decidono, per la ricerca scientifica che decidono gli obiettivi degli studi e lo svolgimento, ma ovviamente anche ai tavoli politici, certo. Perché qui non è presente la paziente, come certo. Mai? Cioè, assurdo, come fanno gli altri a decidere per noi? È chiarissima, è chiarissima, e spero veramente di che insomma anche le istituzioni si sveglino a questo punto e capiscono l'importanza di questa malattia. Un'ultima domanda: si può guarire da questa malattia? No, non si può guarire, perché ancora oggi non si sanno le cause, di sicuro ci sono tante ipotesi, quindi non ci sono cure definitive, però